Ciao, se ti domandi questa bandiera qual è? Ebbene, è la bandiera della Palestina. Siccome non si può comunque parlarne ogni giorno, mi sono detto che lasciamo quella bandiera lì. Difatti è accaduto così, in un modo spontaneo. Benvenuti a questo video. Palestina, c'è la guerra. La verità chi la conosce? Ma i soliti che governano il mondo decidono chi eliminare, chi lasciar vivere, chi per quanto tempo. E difatti parlo anche di noi. I vaccini fanno bene, i vaccini fanno male, non lo so, ma sicuramente prima del 2021 la gente viveva di più, adesso invece vive di meno. Una cosa che sto sperimentando da alcuni anni è riflettere prima di reagire, prima di parlare. Tu vivi una situazione e poi reagisci d'impulso emotivamente. E il fatto è che in quell'impulsione non c'hai polso. E dunque spesso le reazioni impulsive, le reazioni a freddo, le reazioni, difatti sarebbe meglio dire reazioni a caldo. Poi spesso te ne penti, come si dice. Allora mi rendo conto, è successo questa sera, che stavo per dire qualcosa a mio figlio e poi non l'ho detto. Più facile quando la persona non è vicino a te, proprio lì davanti, eh. Non l'ho detto, l'ho pensato e poi ho detto, perché dovrei dire quello? Non è necessario, non è utile. Era una reazione automatica mia, inutile. Quante volte noi reagiamo in modo automatico e andiamo a fare dei danni? Quante volte avremmo potuto tacere? Chiaro, poi il danno è relativo, perché il danno porta un insegnamento, la persona che vive una situazione è lei che l'ha creata, che l'ha tirata nella sua vita per imparare qualcosa. Però se noi impariamo, evitiamo anche sforzi inutili agli altri. E se noi impariamo, imparano anche gli altri. Questa è una cosa incredibile che tante persone sanno, hanno acquisito tanta conoscenza, ma poi c'è ancora tantissima gente che non ha acquisito quella conoscenza. Invece quello che uno acquisisce dovrebbe contaminare molto più semplicemente e facilmente anche gli altri. Con queste teorie di dire che ognuno è diverso, che siamo diversi, che ognuno fa la sua esperienza e di qua di là. Ma basta con queste cose. Ognuno fa la sua esperienza, va bene, ma l'esperienza va messa a profitto del prossimo. Se noi veniamo qua e facciamo delle esperienze, le teniamo per noi,
cosa sei venuto a fare allora? Certo, c'è chi viene a costruire la casa, la tua casa, c'è chi viene a metterci l'acqua calda, ma a prescindere da quello che uno fa, ci deve essere una crescita comune, insieme. E la crescita avviene quando, prima di tutto, non nuocere ad altrui. Quando questo principio viene rispettato, non fare quello che non vorresti che ti venga fatto. Non sei qua per godere di tutto quello che hanno fatto quelli che ti hanno preceduto, senza lasciare anche tu la tua traccia, senza lasciare al mondo l'esperienza del tuo talento. Ci vorrebbe, secondo me, veramente tantissimo di più. Non sappiamo chi siamo davvero, cosa è un umano, non conosciamo la nostra storia. Non sappiamo da dove veniamo, dove andremo dopo il trapasso fisico. Non sappiamo queste questioni fondamentali e vogliamo dare lezioni di vita alle altre razze, agli altri, ai nostri vicini. La sappiamo sempre meglio noi. Ma non sappiamo nemmeno chi siamo. E passiamo le giornate a seguire notizie varie dei vari paesi del mondo. Quello che è successo di qua, quello che è successo di là, dovremmo fare delle televisioni dove si cresce insieme e si comunica su queste tematiche. Chi siamo, da dove veniamo, dove andremo dopo? Perché non lo sappiamo? Chi lo nasconde, chi l'ha nascosto? Se queste questioni non sono chiare, è perché qualcuno non vuole che sia chiaro. Chiaro? Qualcuno ha deciso di tenerci all'oscuro di queste cose. E noi dobbiamo lavorare in quella direzione. Dobbiamo fare dei telegiornali per farci queste domande. Dobbiamo fare dei video per porci queste domande e insieme trovare una risposta. È inammissibile questa cosa. Perché le persone si scannano, si ammazzano. Chi vuole questa guerra? Putin? Biden? Netanyahu? Chi? Loro? No. Loro sono altri burattini, come noi, ad un altro livello. Allora, chi c'è dietro? Qualcuno c'è. Saranno i rettiliani, questa razza aliena così denominata, aiutata dai grigi, questi altri alieni o con occhi grossi a mandorla. Saranno
i norvegesi, i biondi, grandi, i bravi. Ci sono i maestri ascesi di Shamballa. Ci sono o non ci sono questi maestri ascesi? Anche voi. Portateci delle prove tangibili. Venite a trovarci. Gesù Cristo pare che aveva così tanti poteri, secondo varie letture. Vieni anche tu allora. Qua è pieno di persone che dicono che canalizzano Gesù Cristo, la Madonna, altri che dicono che lo sono. Ma c'è veramente un caos di informazione e so che è voluto. Per creare disinformazione, poi dopo dicono che siamo noi che creiamo disinformazione, che siamo complottisti. Però è vero, è come Dio, il Signore. Se esistesse questo Dio, come lo nomina la Chiesa, non sarebbe il Signore, sarebbe la Signora. Sarebbe una dea, che la donna è la creatura più forte e potente al mondo, giacché porta la vita sulla terra e la crea, e la coltiva, la fa crescere. E dunque, anche il fatto di dire in quella preghiera del Padre nostro che a un certo momento dice è nell'ora della nostra morte. Per esempio questo non mi piace da un po' di tempo. Nell'ora della nostra vita. Come da bambino andavo in chiesa da me a Magadino e vedevo qualcuno che trascinava Gesù Cristo sulle facciate della chiesa, all'interno dei murales, dei disegni. E poi c'era sito Inri e poi c'erano questi angeli con delle code di pesce e poi tanto sangue su Gesù. Chiaramente non c'erano colori all'interno, a parte le luci. Beh, scusate, ma questo non è un luogo di vita, è un luogo per ricordare la morte. E allora, se ricordiamo la morte di questo grande Gesù ad ogni messa, continuiamo a morire dentro. No, bisogna innalzare in alto la vita, la vita. Basta. Basta distruzione. Ma per qualcuno pare che non sia mai abbastanza. Chissà, fra quando avrò 100 anni, fra quasi un poco più di 50 anni, cosa dirò riguardando questo video? Avrò trovato le risposte. Chi sono?
Da dove vengo? Può essere che tu non vieni da dove vengo io. Dunque, ci siamo conosciuti, incontrati qua. Abbiamo origini diverse. Molto probabile che per vivere sulla Terra c'è bisogno di un corpo fatto così. Ma chi anima questo corpo? Dove viene? Partiamo dal principio che siamo energia, siamo luce. Ma questa luce avrebbe attraversato varie esperienze, vari posti o non posti? Vedi, parlando questa sera, è per me una grande opportunità per portare una riflessione fondamentale per quanto mi concerne avanti. L'importante è che ti poni queste domande. Le risposte io le cerco. So che arriveranno. Arriveranno da sveglio o quando dormirò. A prescindere da quello che sento che arriveranno ad ognuno di noi. Su questo piano di vita o su un altro piano di vita, come si dice, ma arriveranno. E questa cosa può solo farci del bene. Sapere che tutto prima o poi si risolve, che tutto prima o poi sarà conosciuto. Così sia. A te una bellissima giornata. Se ti è piaciuto il video di quasi 18, di più di 18 minuti, lascia un commento, metti un like, un mi piace. Se non ti è piaciuto, fai la stessa cosa. Se la pensi in un altro modo, beh, sono molto contento. Perché la diversità crea una grande ricchezza. E poniamoci queste domande fondamentali. Chi sono? Da dove vengo? E dove andrò? E perché? Aug. Iscriviti al canale.